Purtroppo l'aspetto climatico sta incidendo molto sulla situazione. Causa la gelata che c'è stata ad aprile e ora, logicamente dopo l'enorme siccità, la raccolta delle olive non è stata poi molto buona. Ci sono in dei punti che un po' d'olio sono riusciti a farlo, in delle zone e in altre purtroppo dove l'olio non c'è. Di che percentuale si parla rispetto anche all'anno precedente? Ma è una percentuale bassissima e io direi intorno al 25-30%. E si può dire che le rese anche non sono elevatissime, anche chi ha fatto dell'olio di buona qualità, perché quello che viene in Valdichiana è sempre olio di buona qualità, saranno intorno ai 15,5-16 insomma di resa. C'è una fortissima riduzione sui quantitativi di olive raccolte, perché dovute sia al fatto della gelata primaverile avuta intorno alla fine di aprile, soprattutto per le zone più basse, ma il danno più grande, diciamo, è dovuto soprattutto alla siccità che ha perdurato per tutto il periodo fine primavera-estate e anche a settembre, che ha portato un forte calo delle produzioni. C'è stata una forte riduzione, diciamo che è una riduzione che siamo intorno al 70-80% rispetto agli anni passati. E magari nelle zone dove ci sono stati alcuni temporali estivi che hanno potuto irrigare, che avevano acqua per l'irrigazione, magari in quelle zone abbiamo delle produzioni che non hanno avuto perdite del 70-80%, ma magari del 30-40%. I ragazzi che sono alle sue spalle fanno letteralmente pratica per la raccolta delle olive. Questa è una delle nostre attività che fa parte proprio del percorso didattico. Oggi sono impegnati nella raccolta delle olive, un mese fa erano impegnati nella vendemmia, quindi tra poco avremo la semina dei cereali, quindi questo abbraccia tutto tondo quello che è la nostra preparazione, diciamo, dei ragazzi.